tieni birì. Vado. Welcome back, Gargiulli, benvenuti in un nuovo video action dell'SMT. Siamo qui nella seconda parte di Lex Fornace, io sono M. E niente, allora, in pratica la giocata è semplice: squadra che attacca verso la fornace, come potete vedere. Ok, dentro avremo uno scienziato da ferire, in pratica catturarlo, farci dare le informazioni per la bomba, per disinnescare la bomba. Troveremo, troveremo delle bombe secondarie, delle mini bombe secondarie anche esse da disinnescare, ovviamente. E poi dovremmo ritornare nel piazzale dove siamo partiti per riportare la bomba ai nemici e farla saltare in aria. Molto semplice, molto bella. La giocata non avrà molte kill, però sarà abbastanza vincente da seguire. Ok, qua riesco a prendere lo scienziato che si era messo fuori a cecchinare. Ok, ora avendo appunto tutta la, tutto il lato sinistro libero, riesco a raggiungere gli altri. Medico già preso? C'è scienziato lì, come cazzo? Morto? Ferito? Bene, una volta che abbiamo preso tutti, possiamo avanzare e salire sul primo piano, dove troveremo resistenza, ma vi anticipo subito che non troveremo nessuna bomba secondaria. Però in questo caso, in questo piano, che è appunto dove c'è lo scienziato, abbiamo solo 5 minuti di tempo per entrare e andarlo a catturare. La cosa non è semplice, dato il fatto che c'erano altri nemici che ci rompeva le balle e che non ci permettevano di avanzare. Qua nel buio purtroppo non riesco a fare degli zoom, non si vede, ma veramente dalla distanza riesco a prenderne uno da lontano. Che sniperino! Attento, Michi, da qua a finestra. Mi stavo stando prima la tua stanza. Allora dobbiamo entrare. Basta. Vado! Decidiamo di entrare perché manca veramente poco. Allora ci diamo una mossa. Cerchiamo di avanzare molto aggressivi. Ok, ok, preso, preso, preso. Okay. Mancano quelli là in fondo. Biri, Biri, via, passa da qua. Alla fine io ne ho presi due e poi ce n'erano altri due, quindi quattro, massimo cinque, adesso non ricordo perfettamente, ma c'erano ben 4/5 difensori più lo scienziato. Ora stiamo avanzando sul lato sinistro dove c'era prima lo scienziato per appunto andarlo a prendere. Mancava veramente poco, io e il Biri siamo andati a prenderlo. Oh, scusa! Il Biri ovviamente è il teto, eh. Qua succede una cosa strana. In pratica c'era uno in fondo che mi voleva, cioè mi ha sparato e ha preso il pilastro che era dietro di me e mi ha preso in con il rimbalzo, ecco. Cosa che appunto non vale, cioè non puoi prendere un nemico con il rimbalzo. Devi fare il giro fuori, secondo me. Preso di rimbalzo non valissimo. Fagli passare, aspetta. Ok. Andiamo. Ok,
Qua, preso. Qua purtroppo vengo preso. Il B riesce ad arrivare vicino allo scienziato. Ma se mi senti sono morto, preso. No, 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 è nostro. La giocata inoltre era appunto che avevi solo due vite. Una vita l'avevo già giocata adesso. Per fortuna adesso viene il medico, il nostro medico a rianimarmi. Grazie, molto gentile. E niente, ritorno in gioco però con una ed unica vita. L'ultima appunto che mi era rimasta. Secondo e terzo piano le bombe. Sono vivo! Almeno riusciamo a fare un segno per forza. Sono vivo adesso. Adesso io faccio scrittura di ok, qua ripartiamo per andare verso l'ultimo piano. Non ho detto che i difensori avevano una sola vita, quindi appena morivano dovevano scendere le scale e andare nel piazzale dove siamo partiti, e da lì ancora avevano una vita, dovevano difendere la zona. Infatti noi dovevamo riportare la bomba, quello che vi dicevo prima. Vabbè, ne parleremo più avanti. Allora qua, scusate, siamo nel secondo piano, non nel primo piano, non nell'ultimo, ma nel secondo piano. Facciamo l'intero piano, ma non troviamo nessun difensore, nessuna bomba secondaria, quindi decidiamo di salire. Decidiamo di salire, ci dividiamo in due squadre per attaccare almeno su due lati, perché l'ultimo piano, come avrete visto nel primo episodio, è il più piccolo. Quelli che hanno tutte le vite vanno per primi. Siamo un attimo meno, siamo indietro, ok? Aspettate raga, eh? Siamo? No, no, no. Siamo. Negativo, un attimo. Ok, adesso stiamo solamente aspettando che ci siamo tutti. Una volta che ci siamo tutti, possiamo partire per salire e cercare di trovare le altre bombe secondarie, ma soprattutto la più grande, per disinnescarla momentaneamente e portarla poi di nuovamente giù dove siamo partiti, dove ci aspetteranno tutti gli altri difensori morti in precedenza a difendere appunto il piazzale. Noi dovremo piazzare la bomba, innescarla nuovamente e farla esplodere. Vi anticipo subito che nell'ultimo piano io personalmente mi aspettavo molta più resistenza. Avevo fatto 2-3 calcoli, mi aspettavo almeno altri 4-5 difensori, invece ne abbiamo trovati un po' di meno. Dove è il nemico? Dove è il nemico? Dove è il nemico? Solo due? Dani, oh, regaliamo tutto qua. Sì, sì. Quella. Ecco qua, riusciamo a intravedere la bomba, che è una bomba cilindrica abbastanza alta, di sarà un 50 centimetri di bomba, molto ben fatta dai ragazzi di Total War. Sì. Eccoci qua che ci riuniamo e cerchiamo di capire cosa fare. Io intanto mi guardo un attimo intorno per capire se abbiamo veramente fatto tutti gli obiettivi. Tornando indietro abbiamo trovato un'altra bomba, per fortuna. Come abbiamo detto, la bomba secondaria. Furby, eccola qui. Era l'ultima bomba secondaria. A questo punto possiamo prendere e scendere nuovamente. Tutti gli obiettivi erano stati conquistati. Se spara ancora una stronzata, spara. Ragazzi, sono tutti quanti nel campo aperto, eh? Bella storia. Come ha detto S, sono tutti nel campo aperto. Tutti i difensori sono nel campo aperto dove siamo partiti. Dobbiamo, come ho detto prima, portare nuovamente la bomba e innescarla nuovamente per farla esplodere. A caso sarà un po' difficile, però adesso vedrete.
Andiamo, Biri. La cosa sarà molto difficile perché purtroppo qualcuno sarà un po' duro, ma... Vabbè. Preso. Qua non ho potuto zoomare perché c'era il muro, scusate. Sebere! No! Oh, giù la testa! Chi è quello sotto di... Non ti ho preso le gambe? Preso! Una cosa? Niente, qua avevo colpito, ho cercato di rushare cercando di prenderli, non avevo visto quello lì. E niente, purtroppo ho quello lì a destra, ecco. E niente, la giocata è fallita. Almeno per me e anche per gli altri. Guardate come quanto cazzo ero finito. Niente ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di andare su Instagram, seguirci su Instagram, andare a seguirci anche su Facebook. Qui di seguito troverete i vari link in descrizione di qualsiasi altra cosa che voi vogliate. Lasciateci un commento, condividete il video dove cavolo volete voi. Nel video trovate anche la prima parte della fornace. E troverete anche la rubrica del soldato. Stay angry, stay vero. Yeah, bitches.